quando a volte il cielo piange, è perché la terra ha sete, vedo la potenza che in te. Chiamiamo anche Don Andrea a raggiungerci qui e insieme, ecco, non gli ho dato una buona notizia, ma sì, è Don Andrea, vieni qui. Allora, ascoltiamo insieme i giudizi della nostra giuria. Intanto complimenti, a me è piaciuto tanto, però io purtroppo allora, non voto. Bene, allora, adesso tocca a noi, tocca a voi anzi. Io ricordo soprattutto ai nuovi, diciamo, che si tratta di un giudizio che poi andrà sintetizzato nella cifra necessariamente, ma che potete argomentare, e naturalmente sono molto utili i consigli che potete dare anche con la vostra esperienza, proprio per che il loro cammino nel futuro possa sempre migliorare. Io direi di partire direttamente qui da Pino. Sì, volentieri. Ma innanzitutto complimenti, perché il brano è molto bello. È scritto bene, il testo è veramente è a tal punto facile, a tal punto comprensibile, e questo è uno dei piccoli grandi segreti che c'è dietro una composizione. Bella la strofa soprattutto, però mi è piaciuto l'inciso. E poi complimenti a chi ha cantato, perché siete stati bravissimi. Eh? È un un perfetto stile Christian music questo, no? Anche un buon affiatamento, potrei dire, sì, no? Sì, sono molti, si vede che insomma sono bravi, che hanno magari partecipato, hanno avuto altre esperienze, ma che adesso assieme hanno potuto realizzare questo piccolo sogno. Mi sembra di poter dire che quando si è in tanti a cantare, è chiaro, si può avere da un lato una serie di vantaggi, perché si possono mascherare magari alcune piccole magagne, però poi dopo, se non c'è affiatamento, si sente però io ho visto come si distribuivano le voci, prima una, poi l'altra, poi le altre due ai lati che si guardavano per andare all'unisono. Si vede che sono dei professionisti, ecco. Il parere di Alessandro. Sì. Confermo esattamente quello che dice il maestro Pino Marcucci, nel senso che comunque la canzone sviluppa molto bene, parte con la strofa molto bene, molto comprensibile, anche molto orecchiabile, melodica al punto giusto, arriva l'inciso, esplode come uno si aspetterebbe che succedesse, e poi la cosa particolare è che sul finale c'è questa esplosione con l'alzo di tono ancora più interessante, direi. E c'è un'ottima fusione delle voci tra loro anche quando armonizzano, e devo dire che anche la scelta ritmica del brano è perfettamente centrata, quindi faccio i miei personali complimenti
Sarei curioso di registrarlo veramente in studio questo pezzo per poi posso trovare delle particolarità allora, sull'arrangiamento. Dimmi. Nel momento vi sorprenderemo allora in questo senso, perché noi, lo dicevo un po' anche prima durante le prove, veniamo ognuno da paesi differenti, il più piccolo dei quali conta sia non un centinaio di abitanti, per cui non abbiamo mezzi, per cui questa base che avete appena sentito non l'abbiamo registrata in studio, l'abbiamo registrata da poveri, da soli, perché purtroppo non avevamo altri mezzi. Credo di un applauso a questo. Sì. Non vorrei influenzare troppo il voto, però, eh? Non vorrei influenzare troppo il voto. No, assolutamente. No, perché bisogna fare attenzione, è giusto dare. Allora, Michele, non. Beh, innanzitutto direi che mi associo a quello che hanno detto già loro. La canzone è costruita molto bene, ha un inciso che apre molto bene. Trovo anche che il groove ritmico sia fresco e interessante, ma soprattutto sono fresche le parti vocali, cioè sono cristalline, sono belle, sono molto 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 piacevoli. E sono sicuro che se fosse fatto in studio questo pezzo renderebbe anche molto molto bene. Complimenti, bravi. Grazie. Basta con applausi, troppi applausi. Scherzi, Federico. Allora, innanzitutto complimenti, poi mi riallaccio al giudizio di cotanti maestri, visto che io maestro non sono, però sono uno che la musica l'ascolta e parecchio. E niente, anche io, mi è piaciuto molto il finale con questo crescendo, i cori, lo abbiamo detto, molto dosati, la voce leader anche molto nitida e chiara, una canzone strutturalmente semplice questo qui, ma questa forse è la sua forza, un ritornello che entra nella testa, okay. Molto orecchiabile e cantabile, anch'io sarei curioso di sentirla con una registrazione degna. Seria, diciamo. Sì. Allora adesso facciamo in questo modo, sicuramente diventerò inviso ai Nova. Facciamo in questo modo, dite il voto, dopo aver detto il voto esprimete sinteticamente con una frase cosa non vi è piaciuto, se volete, se invece ritenete che non sia così. Pino, parti te. Se tocca sempre a me, ho capito. Ormai dai, sei il più affiatato. Ma dire quello che non mi è piaciuto è un po' difficile. Prima il voto. Il voto è 9. 9. È 9. C'è qualcosa che non ti è piaciuto, che ti è piaciuto meno? Sostanzialmente no. Forse per dare un'idea rafforzerei la prima voce all'inizio del brano, questo è un bel o consiglio. Cantarlo in due, perché una volta usava, noi ce ne ricordiamo qualcosa, no Michele? Ecco, si può cantare in due per esempio per dargli più forza, più potenza, più incisività sin dall'inizio. Cosa, sì. Alessandro? Io propongo un 9. Per la mia deformazione professionale che cosa potrebbe non essermi piaciuta? La base. Però vedi loro furbetti che hanno fatto, l'hanno detto subito, sapevano qual era il loro punto debole, hanno messo subito le mani avanti. Michele. Beh, mi associo al discorso della base, in effetti. Il voto? Il voto, devo dire prima il voto. Io do un 8 perché io sono genovese e sono un po' tirato. Comunque do un 8 e devo dire che non trovo dei difetti essenziali. Forse il fatto di dare un più incisività all'inizio potrebbe essere un'idea. Perfetto. Federico? Do un 8 anch'io e mi riallaccio al fatto della base. Purtroppo non si sentono bene gli strumenti, purtroppo pagate un po' questa cosa, ma insomma lo sapevate, dunque 8. Benissimo, grazie. Allora, bene, a questo punto possiamo fare la somma. Togliamo naturalmente il voto più basso, che è 8, rimane 9 più 8. Eugenia, quanto fa? 9 più 9 più 8? 9 più 9, 18, più 8, 26. Brava! Mamma allora, mia! I Nova hanno raggiunto il totale di 26 e un applauso ci sta. E quindi... Perché possiamo, vero Eugenia, a questo punto già dire cosa? Già che hanno superato cosa. Samantha, quindi diciamo a Francesco, e quindi in questo momento sono tra i primi tre. Tra i primi allo tre. Stato attuale delle allo cose. Allo stato attuale però delle cose, in questo momento sono in. Però volevamo sentire intanto se loro sono contenti di come è andato il voto, se Enzo voleva aggiungere qualcosa. Sarei banale se dico che già essere qui per noi è una grande vittoria, quindi voglio dire essere partiti insomma da zero ed essere qui in mezzo a voi per noi è già tanto. Io però volevo aggiungere due cose, siamo un po' a ranghi ridotti, manca il nostro batterista e manca l'altro chitarrista perché quest'ultimo è impegnato in conservatorio con un esame e il batterista invece purtroppo ha avuto un incidente stradale per cui è rimasto
bloccato a casa e non l'abbiamo potuto portare. E poi volevo semplicemente ringraziare l'altro tastierista, Dino, perché questo brano è stato scritto qualcosa come 15 anni fa e l'originale non suonava così. Lui un bel giorno l'ha sentito, se ne è innamorato, dice: senti, te lo posso stravolgere, ci faccio io un arrangiamento. E devo dire che, onore al merito, lo ha stravolto, ha fatto un arrangiamento, l'originale non era così. Adesso Michele li conosciamo tutti, mi sembra doveroso insomma fargli dire il nome brevemente. Io volevo soltanto chiedere a Don Andrea i temi che vi piace cantare e che poi portate in concerto nei vostri concerti, che poi sono dei concept concert, mi sembra. Beh, a dire la verità abbiamo cominciato con I Gen Rossa, no? Tipico della nostra... Ecco, il concerto per la pace. Ecco, questi sono un po' i temi. Nell'amicizia, la pace, la fede, ovviamente. Sì. Perché raggiungiamo un pubblico abbastanza, ecco, giovanile, poi nella piazza quando è possibile, qualche volta, ecco, nelle chiese, negli ambienti chiusi. Coinvolgete un po' temi, di giovani. Sì, sono temi un po', ecco così, un po' generali, per così dire. Molto... Va bene, grazie mille. Ve li posso presentare un secondo tutti, velocemente? Mi dite, dite i nomi velocissime. Jessica. Gina. Angela. Annalisa. Elena. Corro dietro, ve lo giuro che sono veloce. Dino. Dino, di qua. Franco. Antonio. Un applauso a tutti Nova, grazie. Grazie, allora. Mentre i Nova si lasciano lo spazio...